Bene, allora io direi che possiamo iniziare dandovi il benvenuto in questa nuova fase della vita della società dantesca italiana che finalmente prevede la ripresa degli eventi in presenza dopo un lungo periodo in cui no, ciò non è stato possibile e purtroppo per una serie di caratteristiche e di complessità logistiche anche della nostra sede, bellissima ma purtroppo grandemente complicata da gestire, abbiamo dovuto ritardare rispetto anche ad altre sedi che hanno riaperto già prima. Però questo ciclo primaverile del 23 ci rivede di nuovo in presenza, ma naturalmente anche con la possibilità di continuare a sfruttare gli strumenti che abbiamo imparato a usare in questi anni. Quindi l'incontro di oggi sarà registrato e sarà poi disponibile in streaming sul canale YouTube della Società Dantesca Italiana, dove ci sono tutti gli altri eventi che si sono svolti in questi ultimi 3 anni. Abbiamo ripreso continuando, no? Dopo l'inferno, stiamo attraversando il purgatorio e i canti previsti per questo ciclo primaverile, come sapete, ogni primavera e ogni autunno facciamo 3 canti e poi un quarto incontro dedicato invece a un tema monografico che esula, ecco, dalla sequenza delle letture Dantis. I 3 canti di questo ciclo primaverile 23 sono quelli 7, 8 e 9 del Purgatorio, quindi gli ultimi 3 canti del cosiddetto antipurgatorio, che culminano col nono importantissimo canto che leggeremo oggi. Purtroppo la professoressa Morosini, che doveva svolgere la lettura del canto ottavo, è impossibilitata per gravi motivi a tenere questa sua lettura e quindi ecco, dobbiamo rinunciare, abbiamo provato a posticiparlo per vedere se si poteva recuperare, ma non è possibile. Quindi avete avuto comunicazione, ma vi confermo che purtroppo saltiamo il canto ottavo e dunque passiamo dal canto settimo al canto nono. Ecco, magari chiedo allora alla dottoressa Tomazzoli se tra i suoi appunti ha anche un cenno a ricordare, ecco, che cosa è successo, anche semplicemente da un punto di vista narrativo, nel canto ottavo può essere utile, anche se poi il canto nono ha tutta una sua autonomia assoluta e quindi in qualche modo prescinde da legami particolari, se non nella primissima parte, con la situazione narrativa del canto ottavo. Sono particolarmente felice oggi che il professor Cicuto, presidente della Società Dantesca Italiana, non possa essere presente. Perché? Perché ci sono io al posto suo e questo mi dà l'opportunità di presentare una giovane studiosa bravissima come Gaia Tomazzoli, che è un po' il segno anche del nostro lavoro qui alla Società Dantesca, di raccogliere lo sforzo, la crescita degli studiosi, presentando studiosi già affermati, noti, maturi ed esperti, con giovani studiosi che però hanno già dato prova di essere assolutamente affidabili, autorevoli. E il caso di Gaia Tomazzoli è particolarmente eloquente da questo punto di vista. Gaia si è formata all'Università La Sapienza di Roma, dove ha svolto la sua laurea triennale e magistrale. Poi ha ottenuto il suo dottorato di ricerca all'Università Ca' Foscari di Venezia, lavorando sotto la guida di uno fra i più importanti dantisti del nostro tempo, Saverio Bellomo, che ricordiamo sempre con affetto e stima, perché purtroppo è mancato prematuramente qualche anno fa, ma ci ha lasciato un grande insegnamento e lo ha lasciato soprattutto a Gaia, di cui ha seguito la tesi di dottorato sulle metafore dantesche. Ha svolto numerosi periodi di studio, di lavori di insegnamento all'estero, in Inghilterra, negli Stati Uniti e soprattutto in Francia, dove ha lavorato per alcuni anni a Parigi, soprattutto alla Sorbonne Nouvelle, svolgendo anche incarichi di insegnamento. Ha già al suo attivo
molti importanti contributi, pubblicazioni, articoli, capitoli di libri e saggi su riviste, e una monografia proprio sulla metafora dantesca che è diciamo in uscita, l'ha consegnata all'editore in fase, quelle fasi di revisione finale, ma conto che possa uscire entro l'anno 2023 e sarà una monografia di riferimento per gli studi danteschi e medievali, per una ripresa anche in modo nuovo degli studi sulla retorica, che per alcune stagioni sono stati molto importanti, ultimamente lo sono meno, ma sono sicuro che sarà uno dei segnali del rilancio di questo campo di studi. Ha studiato Dante da molteplici punti di vista, non solo quello retorico, ma anche approcci sulla presenza di Dante nel Novecento, per esempio in Montale. È stata assegnista di ricerca all'Università di Pisa in un PRIN, cioè un progetto di ricerca di interesse nazionale dedicato all'uso delle tecnologie digitali in ambito dantesco, e ha dato molti contributi importanti anche sulla specificità teorica e la utilità pratica di questi strumenti. Quindi insomma è una studiosa, come vedete, da un profilo già molto ricco, articolato e maturo. E grazie a questa sua maturità ha ottenuto un risultato che pochi hanno ottenuto alla sua età, cioè ha già vinto un concorso da ricercatrice, ed è ricercatrice all'Università Sapienza di Roma, dove si è formata, e dopo, evidentemente, dopo che è andata un po' in giro a far vedere quanto era brava, hanno voluto assolutamente richiamarla. Quindi è per me una grande gioia che sia qui Gaia Tomazzoli, per quanto mi riguarda, a riaprire questo ciclo di letture, e questo ciclo di letture che inizia ora e continuerà nei prossimi anni, non solo questo ciclo primaverile. E poi su un canto così bello, così importante come il nono canto del Purgatorio, che dicevo è l'ultimo canto del antipurgatorio, ma è quello che prelude all'ingresso nel purgatorio, con il sogno, il primo dei tre sogni purgatoriali, che allude in qualche modo profeticamente all'esperienza purgatoriale, e poi con l'incontro con l'angelo guardiano e l'ingresso oltre la porta del purgatorio. È un canto bellissimo che siamo ansiosi di ascoltare nella lettura e la spiegazione di Gaia Tomazzoli. Ecco, mi sono dimenticato di ricordarti che alla fine del canto, della tua lettura, della tua esposizione, se hai piacere puoi leggere il canto, è una consuetudine che insomma... Io pensavo di leggerlo dopo una breve introduzione, prima dell'esposizione. Si può come preferisci, certo, possiamo fare... Ecco, prima di iniziare però ho il piacere e l'onore di darti, non te l'avevo anticipato, di darti un piccolo omaggio del presidente, che è una medaglietta della Società Dantesca, una bella medaglia d'argento della Società Dantesca Italiana, a ricordo di questa tuo esordio come lettrice della Società Dantesca. Grazie, buon lettura. Grazie mille, grazie a Giuseppe per questa presentazione davvero generosa, e a lui e a tutte le persone che lavorano alla Società Dantesca, al professor Ciccuto che mi ha invitato. Sono davvero un po' emozionata di essere qui, e peraltro oggi è una giornata un po' particolare per me, perché è esattamente il 5° anniversario dalla mia discussione di dottorato, quindi è un giorno fortunato, evidentemente. Spero che questa lettura non smentisca i buoni auspici di questa giornata. Ecco, devo fare prima di cominciare una premessa, oltre ai ringraziamenti di rito. Devo dire che è molto difficile fare una lettura di questo canto davanti a Giuseppe Ledda, perché su questo canto lui ha lavorato molto e ha scritto due articoli, almeno tre, insomma uno riadatta uno dei precedenti, completissimi, estremamente, come al suo solito, affilati, chiari, ben scritti, per cui dire qualcosa di diverso, di più rispetto a quello che ha già detto Giuseppe è particolarmente difficile. Spero che non me ne vorrete se non apporterò moltissimi elementi di novità rispetto alla sua lettura, ma avevo un osso duro da affrontare. Dunque, appunto, come dicevo, se non ci sono obiezioni in merito, io farei prima una brevissima introduzione, poi leggerei il canto e passerei a commentarlo. Dunque, è un canto molto particolare, su cui si è riflettuto moltissimo, si è lavorato moltissimo, perché presenta appunto molti elementi di interesse, sia strutturali, sia retorici, poetici, intertestuali, allegorico-simbolici. È un canto in cui in realtà ci sono pochissimi personaggi sulla scena. Ci sono soltanto Dante, Virgilio e quest'angelo portinaio,
E poi, non vista ma solo raccontata ex post e adombrata dal sogno di Dante, c'è Santa Lucia. Anche i dialoghi, che in tanti altri canti della commedia sono molto ricchi e movimentati, qui invece sono molto essenziali. Dante in realtà parla soltanto tra sé e sé durante il sogno e poi brevemente all'angelo per chiedere che gli apra la porta, ma è un discorso riportato e non appunto virgolettato. Virgilio invece dal canto suo dialoga con Dante e con l'angelo, ma in entrambi i casi si tratta comunque di scambi di informazioni, anche in questo caso molto sintetici, molto diretti. Quindi questo movimento mimetico e drammaturgico a cui Dante ci ha abituato in molti altri canti del poema cede qui il passo a una diegesi tutto sommato scarna, molto lineare, almeno nella seconda parte del canto, nella prima vedremo che è un po' più complicato, inserita però in una tramatura intertestuale e simbolica molto complessa e ricca di significati. A segnare l'importanza di questo canto nell'ottica non solo del percorso penitenziale del personaggio, ma anche nel percorso letterario del poeta, come ha sottolineato soprattutto un altro attentissimo, fenomenale lettore del canto come Michelangelo Picone, Dante ha disseminato un numero impressionante di rimandi alla latinità classica, ed è un numero impressionante soprattutto se lo rapportiamo alla relativa povertà di riferimenti al mito classico che si trovano nei primi 8 canti di questa seconda cantica. Quindi in questo canto c'è una sorta di rassegna vera e propria del canone letterario che altrove viene identificato in quanto tale e vengono chiamati in causa Virgilio, Ovidio, Stazio e Lucano, in una studiata alternanza tra miti erotici e miti epici. Come tradizione anch'io proporrei di dividere il canto in due grandi blocchi, perfettamente simmetrici in questo caso dal punto di vista quantitativo e delimitati proprio al centro da una terzina di appello al lettore. Entrambi questi blocchi contengono un elemento fortemente allegorico, ma di valenza profondamente diversa. Da un lato il sogno dell'aquila e dall'altro il complesso rito della salita dei 3 gradini, dell'impressione delle 7 P sulla fronte di Dante e del passaggio attraverso la porta del purgatorio nel secondo. A sottolineare ulteriormente questa valenza fondamentale del canto all'interno dell'economia del poema si può notare una studiata simmetria verticale, che anche questa è stata più volte notata dalla critica. Infatti anche nel 9° canto dell'Inferno Virgilio e Dante varcano una porta, in questo caso quella della città di Dite, che separa i primi gironi da Malebolge, e anche in questo caso la porta viene aperta da un angelo che interviene per permettere a Dante e Virgilio di superare l'ostile guardia di Medusa e delle Furie. Un po' più debole il parallelo con il Paradiso, dove il 9° canto segna il passaggio ai cieli dei pianeti che non subiscono più il cono d'ombra della Terra e che sono abitati quindi da anime la cui virtù non è più debolmente imperfetta e manchevole, ma appunto perfetta e luminosa. Nel Purgatorio questo passaggio da una dimensione all'altra non potrebbe essere più importante, appunto nell'economia del poema intero. Con questo canto Dante si lascia infatti alle spalle il mondo del peccato ed entra finalmente nel regno della purificazione, ossia nel luogo in cui si trovano tutte le anime che o godono della beatitudine nel caso del paradiso o sono comunque proiettate verso di essa nel caso delle anime purganti. Prima di leggere il canto avevo già previsto, anche prima dell'invito di Giuseppe, di ripercorrere molto brevemente quello che lo precede per avere bene in mente cosa c'è prima. Dunque, nei primi 8 canti Dante e Virgilio sono approdati sulle rive dell'isola dove si trova la montagna del Purgatorio, hanno parlato con Catone, il guardiano della cantica, e dopo un primo rito lustrale hanno cominciato la loro ascesa, incontrando diversi gruppi di anime che, per una ragione o per l'altra, hanno ritardato il pentimento fino all'ultimo momento della loro vita e che per questo devono attendere nell'antipurgatorio prima di cominciare il loro vero e proprio percorso di espiazione. Nei canti immediatamente precedenti a questo 9° che commentiamo oggi, in particolare, i pellegrini si sono fermati in un luogo ameno, una valletta coperta di fiori, popolata da tutti quei sovrani che per debolezza o per negligenza hanno trascurato il loro dovere politico. In questo luogo, tutte le sere all'imbrunire, si riattualizza una potentissima scena allegorica in cui 2 angeli vestiti di verde e dotati ciascuno di una spada con la punta tronca scacciano un serpente. Questo è quello che succede subito prima dell'inizio di questo canto, che adesso passerai a leggere. La concubina di Titone Antico già si imbiaccava al balco d'Oriente, fuori delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte dei passi con che sale, fatti avea 2 nel loco veravamo, e il terzo già chinava in giusolale, quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno in sull'erba inchinai, là ove già tutti e 5 sedavamo. Nell'ora che comincia i tristi lai la rondinella, presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai,
e che la mente nostra, peregrina più dalla carne e men dai pensier presi, alle sue vision quasi è divina, in sogno mi parea veder sospesa un'aquila nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e a calare intesa. Ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo concistoro. Fra me pensava, forse questa fiede pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che, poi rotata un poco, terribil come folgor discendesse e me rapisse suso infino al fuoco. Ivi parea che ella e io ardesse, e sì l'incendio immaginato cosse che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro e non sappiendo là dove si fosse, quando la madre da Chirone a Schiro trafuggò lui dormendo nelle sue braccia, laonde poi li greci il dipartiro, che mi scossio, sì come dalla faccia mi fuggì il sonno, e diventai smorto come fa l'uomo che spaventato agghiaccia. Da lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più che 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicur che noi siamo a buon punto, non stringer ma rallarga ogni vigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che chiude d'intorno, vedi l'entrata là ove par di giunto. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori onde laggiù è addorno venne una donna e disse, io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase e l'altre genti forme. Ella ti tolse come il dì fu chiaro, sen venne suso, e io per le sue orme. Qui ti posò, e pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quella entrata aperta, poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'on che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poiché la verità gli è discoperta, mi cambia io. E come senza cura vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di retro in ver l'altura. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia matera, e però con più arte non ti maravigliar se io la rincalzo. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che, là dove pareami prima rotto pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta, e 3 gradi di sotto per gira d'essa, di color diversi, e un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più va persi, vidi il seder sovra il grado sovrano, tal nella faccia ch'io non soffersi. E una spada nuda avea in mano, che riflettea i raggi sì ver noi, chi dirizzava spesso il viso in vano. Dite costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire. Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi. Donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui, pur dianzi ne disse, andate là, quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, ricominciò il cortese portinaio, venite dunque ai nostri gradi innanzi. Là ne venimmo, e lo scaglion primaio bianco marmo era, sì pulito e terso, chi mi specchiai in esso quaglio paio. Era il secondo, tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor divina spiccia. Sovra questo teneva ambo le piante l'angel di Dio, sedendo in sulla soglia, che mi sembiava pietra di diamante. Per li 3 gradi, su di buona voglia mi trasse il duca mio, dicendo, chiedi umilemente che il serrame scioglia. Divoto mi gittai ai santi piedi, misericordia chiese e che m'aprisse, ma pria nel petto 3 volte mi diedi. 7 pi nella fronte mi descrisse col punton della spada e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Cenere o terra che secca si cavi d'un color fora col suo vestimento. Ei di sotto da quel trasse 2 chiavi, l'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria quella bianca e poscia quella gialla, fece alla porta sì chi fu contento. Quandunque l'una d'esse chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, disse egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte e d'ingegno avanti che disserri, perché ella è quella che il nodo digroppa. Da Pier le tegno, e dissemi ch'io erri ansia d'aprir che a tenerla serrata, purché la gente ai piedi mi s'atterri.
Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo: «Entrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata». E quando fuorne i cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non ruggio sì, né si mostrò sì acra, Tarpea, come tolto le fu il buon metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e Te Deum laudamus mi parea udire in voce missa il dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che io udiva, qual prendere si suole quando a cantar con organi si stea, cor sì or no si intendon le parole. Dunque, il canto si apre con una complessa e famosissima perifrasi astromitologica, in cui Dante, come accade già in altri luoghi della seconda cantica, introduce una precisa e doppia indicazione, appunto, cronologica. Dapprima introduce l'aurora, con due terzine cariche di immagini mitologiche e zodiacali, e poi all'aurora giustappone la notte, aggiungendo la precisazione che quest'ultima, la notte, si riferisce al loco ove eravamo. L'indicazione temporale in realtà è triplice ed è distribuita in maniera perfettamente simmetrica nelle prime tre terzine. Nella prima si precisa infatti che nel luogo in cui il poeta scrive sta albeggiando. Nella seconda si dice che di fronte all'aurora, cioè nella regione occidentale del cielo, splende la costellazione dello Scorpione. E questo ci dà un'informazione ulteriore circa la data, cioè siamo all'alba tra il 27 o il 28 marzo, quando il sole è in ariete e si trova sotto l'orizzonte a est, mentre a ovest, sopra l'orizzonte, appunto, si trovano la bilancia e lo scorpione. E infine, nella terza terzina, si precisa che in Purgatorio, dove si trova Dante personaggio, sono quasi le 9 di sera, perché la notte, che possiamo dividere in 12 ore, ha già fatto due passi in salita, dalle 6 alle 8, e sta chiudendo il terzo. Si crea così, in questa già vorticosa sequenza di immagini antropomorfe, animali e atmosferiche, con l'aurora concubina che esce dalle braccia del vecchio Titone e si affaccia al balcone orientale mentre si dà la biacca, la sua fronte adorna di gemme posto in figura di uno scorpione che con la coda percuote la gente, e poi la notte, rappresentata prima come una donna che sale con i suoi passi, poi come un uccello che invece china le ali verso il basso, si crea, dicevo, un effetto di straniamento temporale notevole. Il lettore attento, infatti, sa che il canto precedente cominciava con un altro incipit assolutamente memorabile, con il crepuscolo della domenica di Pasqua, e sa che la scena allegorica degli angeli e del serpente che ho riassunto prima si era svolta nel momento in cui, come dice Dante, l'aere s'annerava. Leggendo un canto che comincia con l'aurora, il lettore si attende dunque che ci sia stata una prolessi, che sia saltata, che ci sia stata l'ellissi di una notte. Invece la notte è cominciata da poco, dal momento che l'aurora evocata nelle prime due terzine si riferisce appunto all'altro emisfero e non a quello dove si trova il pellegrino. Seguirà pochi versi dopo un'altra alba, questa volta proprio quella dell'emisfero australe dove si trova Dante personaggio, a completare questo gioco di cieli che si anneriscono e si imbiancano due volte nell'arco di poche terzine. In tutto il Purgatorio Dante assiste a 4 albe e a 3 tramonti, e le albe, con tutti i sogni che portano con sé, sono sempre momenti di passaggio fondamentali, collocate prima, qui prima dell'ingresso nel purgatorio vero e proprio, poi a metà dell'ascesa, prima dell'ingresso nelle ultime tre cornici in cui sono puniti i peccati legati a un amore smodato, e infine prima dell'ingresso nel paradiso terrestre. In questo nono canto, come dicevo, passiamo invece dal tramonto del canto precedente a ben due albe, una boreale e l'altra australe, una descrittiva affollata di immagini e l'altra invece più narrativa, onirica e rarefatta. Solo con la quarta terzina comincia l'azione. Il poema a questo punto ci racconta che Dante, che si trovava appunto nella Valletta dei Principi insieme a Virgilio, Sordello, Nino Visconti e Corrado Malaspina, inchina il suo corpo con un gesto gemello a quello della notte che china le ali sull'erba e viene vinto dal sonno. Ma è un'azione breve, destinata a lasciare spazio a una nuova perifrasi temporale che si prolunga per altre due terzine e che introduce appunto una nuova alba, questa volta individuata non visivamente, con i colori del cielo, le immagini, ma acusticamente, e poi messa in relazione con la sfera interiore dell'uomo. Per indicare l'alba, questa volta appunto Dante non fa riferimento ai colori o alla personificazione mitologica di Aurora, non inquadra nemmeno il cielo, ma torna sulla terra ed evoca prima i lamenti della rondine, colorandoli con la reminiscenza classica del mito di Filomela e Procne,
E poi la nozione psicologica e profetologica, enunciata per esempio da Avicenna e da lì passata in diversi enciclopedisti, che inquadra l'alba come quel momento in cui la mente è libera dai suoi pensieri e dunque più capace di avere delle visioni e dei sogni veraci. Il sonno di Dante quindi comincia alle 9 della sera e si arricchisce di un sogno fatto all'alba, che segna appunto il passaggio narrativo da un giorno all'altro, da una zona all'altra e in un certo senso anche da una modalità poetica all'altra. Anche in questo caso c'è infatti un sottile sdoppiamento, questa volta spaziale. Il pellegrino Dante porta a termine la prima tappa del suo viaggio, quella appunto per l'antipurgatorio, e si inchina per riposare quel d'Adamo, cioè il suo corpo, sull'erba della Valletta dei Principi dove si trovava. La sua mente invece, che nel sonno è pellegrina anch'essa rispetto alla carne e alla coscienza e per questo può innalzarsi a una visione divina, costituisce l'altro polo che vede svolgersi l'azione. Vale la pena sottolineare che il richiamo al corpo tramite la perifrasi quel d'Adamo serve non solo a evocare il peccato originale, qui centrale perché appunto evocato nel canto precedente con la scena allegorica del serpente, ma serve anche a chiarire nell'economia narrativa dell'episodio perché ad addormentarsi è solamente Dante e non anche Virgilio Sordello. E questo retrospettivamente chiarisce anche perché la sua ascesa deve essere agevolata da Lucia, mentre invece Virgilio, che non ha corpo, non ha bisogno di dormire e non ha bisogno di essere aiutato appunto dalla santa e essere trasportato alla soglia del purgatorio. Per tornare alla visione divina che Dante sperimenta in questo suo sogno mattutino veritiero, assistiamo a un nuovo movimento verticale. Vedete come è vorticosa tutta questa atmosfera, questi eventi descritti in questa prima parte. Dunque, nel sogno a Dante pare di vedere un'aquila con le penne d'oro, sospesa in cielo con le ali aperte, pronta a calare sulla presa. Dopo averci descritto questa scena immobilizzata, no, come un fermo immagine, l'azione rimane sospesa per due terzine, perché il poeta prima si sofferma a indicarci, tramite un'altra perifrasi mitologica, il luogo in cui gli pare di vedere quest'aquila che gli appare in sogno, ossia il monte Ida, dove Giove, tramutato in aquila, secondo la leggenda, rapiga Ganimede, e poi riporta un pensiero del personaggio sognante collegato al luogo. Quando l'azione riprende, è fulminea e violenta. L'aquila vola in circolo per qualche istante e poi piomba verso il basso appunto come una folgore e rapisce Dante portandolo con un movimento contrario verso l'alto fino a un non meglio precisato fuoco. Nell'ultima terzina del sogno il confine tra sogno e sonno si fa permeabile. La sensazione di bruciore che Dante avverte nel sogno lo porta a svegliarsi, con un passaggio di percezione tra diversi stati della coscienza che tutti noi sperimentiamo spesso e che ha portato alcuni commentatori a ipotizzare addirittura che l'incendio immaginato, di cui parla Dante, sia semplicemente un modo per dire che, visto che il sole si è già levato da più di 2 ore, come si dirà tra poco, Dante si sveglia perché percepisce i raggi del sole che riscaldano il suo corpo. Il risveglio è brusco ed è subito connotato da stupore e da spavento. C'è un'altra similitudine, piuttosto spiazzante per la verità, in cui Dante introduce Achille che si risveglia e non sa dove si trova. E per una terzina non lo sappiamo neanche noi, finché non arriva la precisazione. Il poeta sta parlando dell'episodio raccontato nell'Achilleide di Stazio, in cui l'eroe viene rapito da sua madre, che non vuole farlo partire per la guerra di Troia, in cui sa che il figlio troverà la morte, e quindi lo rapisce, mentre Achille dorme, per portarlo a Sciro. Con un salvataggio materno, però in qualche modo effimero, perché, come ci ricorda Dante con una certa malizia, Diomede e Ulisse arriveranno poi sull'isola e sveleranno il travestimento femminile di Achille arruolandolo per la guerra. Allo stupore e al disorientamento di Achille corrisponde, nella terza terzina del paragone, lo spavento di Dante, che diventa addirittura ismorto e si fa simile, con uno pseudo paragone incastonato all'interno di questa similitudine mitologica, all'uomo che agghiaccia per lo spavento. Solo la terzina seguente ci svela come mai questa reazione che ci appare anche un po' iperbolica. Dante si era addormentato in effetti nella valletta, appunto insieme a Virgilio, Sordello, Nino e Corrado, e invece si risveglia con il solo Virgilio e, anziché il prato, vede da lontano il mare. Il sole è già alto. A dir la verità, appunto, il disorientamento per il mutato scenario mi sembra comprensibile, ma uno spavento così forte non mi sembra del tutto comprensibile. Dante, del resto, vede subito accanto a sé che c'è Virgilio, il suo conforto,
vede il sole che è sempre nel poema capace appunto di ridare conforto al pellegrino e vede il tremolare della marina purgatoriale che normalmente nell'arco della cantica e soprattutto nei canti precedenti aveva evocato dei sentimenti di dolce serenità. Prima di andare avanti e di vedere come Virgilio rassicura Dante e in che modo gli spiega quello che è successo durante il suo sonno, vorrei fermarmi un istante su questa prima parte del canto e su numerosissimi riferimenti al mito classico che, come abbiamo già cominciato a vedere, questa prima parte del canto contiene. Fino al discorso di Virgilio, con cui appunto viene chiarito quello che è successo mentre Dante dormiva, il canto è intessuto di immagini tratte dal mito classico, appunto, mentre nella seconda parte prenderà una virata liturgica e penitenziale che porterà il personaggio e il lettore a rivisitare anche quello che viene detto nella prima parte, appunto, del canto. Secondo Picone, i numerosissimi riferimenti al mito classico che si addensano appunto in questa prima metà del canto sono espedienti che servono a innalzare la materia in modo che Dante possa superare i modelli letterari più prestigiosi sul loro stesso terreno. Il poeta starebbe quindi personalizzando e attualizzando i loro miti, facendoli diventare verità cristiane. Sul piano retorico, che è quello che, come ricordava gentilmente Giuseppe, mi è forse più familiare, più caro, si potrebbe aggiungere che il canto rischia di apparire un po' troppo rarefatto in questo suo impianto rituale allegorico e quindi le similitudini nelle perifrasi che contengono questi richiami al mito permettono di ribilanciare l'immaginario cristiano e quello classico. I vari miti che sono evocati appunto in questa prima parte del canto possono essere e sono stati esaminati da diverse prospettive. Per esempio, Michelangelo Picone ha mostrato che alcuni sono eggettivi, cioè impiegati per descrivere la realtà del tempo e del luogo in cui si svolge l'azione raccontata nel canto, nel caso di Aurora, di Titone, di Filomela, e altri invece sono soggettivi, cioè vengono usati per definire la condizione emotiva di Dante, che viene trasportato da un'aquila come Ganimede, si risveglia in un posto nuovo ed è disorientato come Achille e, con la similitudine che invece chiude il canto, penetra in un luogo inaccessibile all'uomo come fa Cesare. Alcuni, come abbiamo già detto, ruotano attorno al tema dell'eros e altri invece attorno all'epos. Come che sia, tutti questi miti, come sottolinea ancora Picone, si concludono tragicamente o presentano perlomeno degli elementi perturbanti, inquietanti, mentre Dante sperimenta alcuni aspetti della condizione dei protagonisti del mito classico senza dover subire le nefaste conseguenze dei suoi omologhi antichi. E questo perché a guidarlo non è un amore sensuale e terreno, come nel caso del mito classico, ma un amore divino e spirituale. Dunque, guardandoli un attimo più da vicino, abbiamo già detto che il canto si apre con il mito di Aurora e di Titone, che è narrato in varie opere della latinità classica, ma in questa precisa realizzazione testuale è vicino soprattutto a un'occorrenza virgiliana che ritorna leggermente variata nel quarto e nel nono libro dell'Eneide. Come tutti sanno, Aurora è una fanciulla divina che si innamora del bellissimo Titone e chiede a Giove di concedere all'uomo amato l'immortalità. I due si sposano, ma Aurora purtroppo ha dimenticato di chiedere anche l'eterna giovinezza e quindi Titone invecchia sempre di più fino a trasformarsi in una cicala. L'ipotesto virgiliano fondamentale riguarda in realtà solo una manciata di versi contenuti appunto nel quarto libro dell'Eneide. Enea sta per lasciare Cartagine e Didone, folle di disperazione e di rabbia, guarda dal balcone la flotta che sta per salpare, mentre l'Aurora è descritta come avendo appena lasciato il letto dell'antico Titone e illumina la scena. La perifrasi dantesca, dunque, fonde l'immagine appunto di Aurora che lascia il letto di Titone con quella immediatamente successiva nel testo di Virgilio di Didone affacciata al balcone, che qua, azione che qua viene riportata all'Aurora. Questa idillica e formulare Aurora virgiliana resta in Virgilio appunto un fenomeno naturale in cui i riferimenti mitologici sono per lo più esornativi, mentre l'Aurora dantesca è molto più movimentata e in una sola terzina racchiude una figura viva con una storia d'amore autentica e totale e accresce la carica erotica che appunto domina questa prima parte del canto, contaminando il naturalismo classico con la lirica cortese da cui sono tratti termini come braccia, amico, concubina e gemme. Queste indicazioni cronologiche così precise che distinguono l'opera di Dante dalle altre visioni medievali non sono però elaborate in vista di un effetto di realismo, o almeno non solo, ma hanno un significato che va ricercato nell'immagine che le veicola.
Rintracciare questo significato non è sempre agevole, in questo canto è particolarmente difficile, tanto più che a differenza di altri luoghi dove c'è la doppia indicazione cronologica dell'ora dell'emisfero australe e dell'ora dell'emisfero boreale, in questo caso non ci sono dei marcatori testuali particolarmente evidenti che indicano appunto che Dante si sta riferendo nelle prime due terzine all'emisfero boreale in cui scrive e nella terza terzina all'emisfero australe in cui si trova il pellegrino. Per questa ragione e per l'uso che è apparso un po' spiazzante del termine concubina, che è un termine dispregiativo e in realtà perfino antitetico rispetto al rapporto di legittimo matrimonio che nel mito lega Aurora e Titone, per queste ragioni, dicevo, molti degli antichi commentatori avevano ipotizzato che qui Dante facesse in realtà un'unica indicazione temporale e che l'aurora evocata nella prima terzina fosse una non meglio identificata aurora lunare, una seconda aurora del mito amante di Titone rispetto alla legittima moglie. Il termine concubina in effetti è un apax nella commedia, ma ha un'occorrenza nel convivio dove sembra confermare il valore negativo del termine e non mi sembra si possa alludere, come pure è stato detto, a in maniera neutrale alla donna con cui si divide il letto. Soprattutto perché negli autori classici, nei padri della Chiesa, c'è un'opposizione molto forte tra uxor, moglie e concubina, che spinge per esempio Agostino, dopo di lui Ambrogio, Girolamo e Tommaso, a inquadrare il concubinato come un'ingiuria al vincolo sacro del matrimonio, basata sulla libidine. Per questo mi sembra anche opportuno il recupero in sede ecdotica, non so che edizione critica è stampata, però è quella di Giorgio Inglese, benissimo. Nell'ultima edizione Giorgio Inglese ha proposto di recuperare appunto la variante del codice miltoniano si imbiaccava, cioè si dava la biacca, si truccava, che viene messa a testo a posto della Alexio Facilior si imbiancava. L'alba normalmente è un simbolo di rinascita, di purificazione, di speranza riaccesa, nella commedia è sempre così. E invece queste due albe di questo canto, colorate, la prima dai riferimenti mitici ad Aurora e la seconda da quelli a Filomela e Procne, sono cupe, sono legate appunto a un Eros violento, a tratti grottesco, come nel caso di questa Aurora che si trucca dopo una notte adultera con il suo marito decrepito, e a tratti invece tragico, come nel caso degli strazianti lamenti della rondine, che è stata una donna violata e mutilata. Ad accrescere questo senso di inquietudine generato da riferimenti erotici contribuisce anche la menzione dello scorpione. Questa seconda terzina anche è particolarmente ambivalente perché da un lato evoca questo bel volto ornato di gemme, un'immagine delicata, affascinante, uno spazio celeste trapunto di stelle, però la designazione dello scorpione, che pure ha fatto molto discutere, è ricalcata su un versetto dell'Apocalisse e quindi convoglia un senso di minaccia molto pronunciato, a cui un lettore potrebbe associare in aggiunta anche la coda di Gerione che ha incontrato a metà dell'inferno. Appunto, che questi versi alludano allo scorpione è stato argomento di dibattito, non mi soffermo sulle diverse posizioni perché vedo che il tempo va più veloce di come vorrei. Però appunto nel passo dell'Apocalisse, che sembra stare alla base del riferimento del verso di Dante, si parla delle locuste apocalittiche che hanno code simili a quelle degli scorpioni, che nascono dal fumo del pozzo infernale per percuotere solo gli uomini che non hanno il segno di Dio sulla fronte. E come è stato ricordato per esempio da Fallani, la Bibbia parla spesso di questi segni impressi sulla fronte dei peccatori e degli eletti. E quindi il fatto che lo scorpione sia collocato sulla fronte dell'aurora non è solo un'indicazione astronomica di dove si trova il sole in quel momento, ma è anche in qualche modo una prefigurazione delle sette P che l'angelo traccerà sulla fronte di Dante nella seconda metà del canto. La designazione dell'animale sembra valere anche, appunto, come dicevo, come simbolo di peccato e di lussuria e di inganno. Oltre che con Marte, l'animale, lo scorpione, era associato con Venere. Per esempio Macrobio dice che lo scorpione è appunto comune alle due divinità, Marte e Venere, simbolo dell'inganno e dell'aggressività, perché è un animale che se viene visto di fronte sembra innocuo, ma rivela poi una coda velenosa, come una vergine che si finge dolce, ma in realtà è una peccatrice. E un'etimologia piuttosto diffusa nel Medioevo metteva addirittura in relazione il nome dello scorpione con i termini greci scorte e poio, cioè mi fingo dolce. Quindi appunto questa scena apparentemente dolce dell'aurora con la fronte ornata di stelle tradisce un senso di inquietudine e di inganno.
Questo erotismo peccaminoso e cupo esplode nella rapida allusione al mito di Filomela e Procne, che viene evocato solo in maniera indiretta nella seconda descrizione dell'alba, quella appunto purgatoriale. Dante designa la rondine come l'animale che all'alba emette i suoi tristi lamenti, forse a memoria dei suoi primi guai. Come ha mostrato Giuseppe Ledda, questa allusione alla rondine è particolarmente significativa nel contesto del canto, perché nei bestiari e nelle enciclopedie medievali i lamenti della rondine venivano spesso accostati al pianto del penitente che si duole per i suoi peccati. C'è però anche un'altra interpretazione frequentemente diffusa che riguarda il pulcino della rondine. Secondo la notizia data dagli enciclopedisti, se il pulcino della rondine viene accecato, potrà recuperare la vista grazie alle cure della madre. E, per esempio, Bartolomeo Anglico e Rabbano Mauro mettono questo fatto in relazione con la penitenza anche sulla base di un versetto di Isaia, «Sicut pullus irundinis sic clamabo», rievocato forse dai tristi lai menzionati da Dante e presente nel passo di Isaia su cui si apre la commedia. I tristi lai possono essere anche un'allusione intratestuale con il quinto canto dell'Inferno, quello proprio di Didone, a saldare appunto questa antifrastica valenza erotica e violenta nel legame con il mito pagano di Filomela e Procne e invece palingenetica e penitenziale nella rappresentazione che dà della rondine nella tradizione biblica e medievale. Il mito di Filomela e Procne, come hanno notato gli studiosi, deriva da vari luoghi, in particolare sembra il più vicino un passo della quarta georgica virgiliana con la relativa esegesi serviana, dove si descrive Filomela come un usignolo che si lamenta all'ombra per la perdita dei suoi piccoli. Questo episodio viene poi mediato anche dal sesto libro delle Metamorfosi di Ovidio, in cui il mito viene raccontato per intero, in una versione parzialmente discrepante e antagonista rispetto a quella di Virgilio. Tutti sanno il mito, quindi non lo ripercorro. Quello che interessa notare è che nel testo ovidiano, come del resto nelle due occorrenze in cui Dante menziona questo mito nella commedia, non è chiaro quale delle due sorelle, Filomela e Procne, sia trasformata in usignolo e quale in rondine. Rimane questa ambiguità di fondo. Quel che conta è che tramite l'interpretazione cristiana della rondine, che appunto Giuseppe Ledda ha riportato alla nostra attenzione, Dante sta trasformando una delle storie del mito classico più violente, più capace di veicolare il dramma, la violenza della lussuria, in un simbolo di compunzione e di penitenza. Alla rondine che viene evocata nella perifrasi che identifica l'alba si oppone poi un altro uccello dal valore simbolico ancora maggiore, cioè l'aquila che è protagonista del sogno di Dante. I critici hanno discusso molto a lungo, continuano a discutere sul significato simbolico di questo sogno, sulla sua valenza all'interno della narrazione, sul suo legame con gli altri sogni purgatoriali e in particolare sul legame tra l'aquila del sogno e Lucia, protagonista dell'azione che si svolge in contemporanea al sogno di Dante, con cui sicuramente il sogno intrattiene appunto un rapporto di sdoppiamento, rispecchiamento di qualche tipo. Il sogno è presentato semplicemente come veritiero, quindi noi non sappiamo quale rapporto appunto intrattenga con la realtà. Ma in questo caso assume un ruolo particolarmente speciale, perché non annuncia un evento futuro, ma trasfigura quello che sta avvenendo mentre Dante dorme. Un altro grande studioso come Dick Baranski ha suggerito che in realtà tutti e tre i sogni del Purgatorio siano in realtà dei momenti di autoriflessione, degli stratagemmi escogitati in qualche modo dalla mente di Dante, in una sorta di intuizione del meccanismo freudiano dei sogni, per rielaborare quello che il pellegrino ha esperito, ha imparato, e per prepararsi a quello che verrà dopo. E questo si esercita in questo canto, ma anche nel caso degli altri sogni, attraverso la mediazione degli archetipi mitici, che nell'attività onirica del purgatorio appunto vengono sempre recuperati e che permettono di fondere l'esperienza personale di Dante personaggio, con le sue paure, con le sue tentazioni, con le sue vittorie, con la storia dell'umanità, che si divide appunto nei due momenti del mito classico, dell'assenza di Cristo e nel suo inveramento dopo la passione e la redenzione. Sui sogni purgatoriali si potrebbe parlare per ore, quindi non mi ci soffermo, rimando semplicemente alle monografie di Barucci e di Cervigni e passo direttamente al contenuto del sogno raccontato nel canto e a cercare di dare qualche elemento per il suo significato. Dunque, per quanto riguarda appunto il significato da dare all'aquila, le interpretazioni possibili avanzate dai lettori della commedia sono numerosissime, sarebbe impossibile ripercorrerle tutte.
Quello che mi preme sottolineare è che non sono necessariamente in contraddizione le une con le altre, anche se tenerle insieme può risultare in un certo equilibrismo. Tra i molti significati che la cultura medievale attribuisce all'aquila, uno dei più diffusi è quello legato, come ricorda sempre Giuseppe Ledda, al simbolismo penitenziale. E questo significato indubbiamente è pertinente per un sogno che prelude e prefigura il cammino del purgatorio. Nella cultura medievale una serie di prerogative dell'aquila concorrono poi, più nello specifico, a costruire anche un'altra simbologia, non quella del penitente, ma quella del Cristo risorto. L'aquila viene rappresentata come l'animale regale che ha sconfitto il serpente e la sua capacità di restare giovane, che curiosamente potremmo forse opporre proprio al mito di Titone, che invece invecchia all'infinito, è considerata un segno di resurrezione. E in quanto animale capace di volare più in alto di tutti gli altri, l'aquila significa anche appunto l'ascensione di Cristo risorto al cielo e la sua capacità di rapire verso l'alto l'anima del cristiano. Ancora, Auerbach ricorda un'antica tradizione figurale secondo cui l'aquila guarda i raggi del sole direttamente senza esserne abbagliata, e questa proprietà è sicuramente nota a Dante, che la rievoca nel primo canto del Paradiso. L'aquila, sempre nell'interpretazione appunto ricordata da Auerbach, appunto guarda in alto verso il sole, ma guarda, rivolge lo sguardo in basso per trovare la sua preda, e l'interpretazione data dai bestiari di questa doppia direzione dello sguardo si ricollega ancora una volta alla natura divina di Cristo, che si è incarnato e poi è asceso al cielo. Giuseppe Ledda ricorda anche una rappresentazione esegetica ed enciclopedica leggermente diversa, in cui il valore penitenziale dell'aquila viene sviluppato sulla base del Salmo 102, «Renovabitur ut aquile juventus tua». I bestiari derivati dal fisiologo, e per esempio anche il tresor di Brunetto Latini, che a questi si ispira, raccontano che quando l'aquila invecchia, le sue ali si appesantiscono e la sua vista si offusca. Allora l'aquila cerca una fonte d'acqua pura, poi vola verso il sole fino a bruciarsi le ali e a bruciare la caligine che le vela gli occhi, torna alla fonte, vi si immerge 3 volte, si purifica in questo modo e restituisce vigore sia alle ali sia agli occhi. Bartolomeo Anglico, per esempio, riporta questa notizia e la commenta dicendo che questa abitudine dell'aquila corrisponde al rinnovamento dell'anima che si ottiene tramite la penitenza e il battesimo. Molti commentatori hanno appiattito su un significato unico l'interpretazione dell'aquila e quella di Lucia, attribuendo quindi anche all'animale il ruolo di simbolo della grazia divina che quasi tutti i commentatori concordemente assegnano alla santa. Provando a leggere il simbolo senza invece il filtro della bibliografia e dell'imponente apparato del commento secolare, e facendo attenzione soprattutto al contesto dell'opera e più in particolare del canto, possiamo osservare, come ha già fatto Michelangelo Picone, che l'aquila è anche nel quarto canto dell'Inferno un simbolo metapoetico del valore della poesia, come già nel De Vulgari Eloquentia. Ma soprattutto, forse più di ogni altra cosa, in tutta l'opera dantesca l'aquila è il simbolo per eccellenza dell'impero. Il contesto del canto, dunque, è indubbiamente penitenziale e tra poco vedremo meglio come. Però, allargando il quadro, non possiamo fare a meno di notare che il sogno si svolge, come abbiamo già ricordato, mentre Dante è addormentato nella Valletta dei Principi, al termine di un blocco di canti che ha sviluppato in una maniera straordinariamente insistita il tema della vita politica e civile e dunque la necessità dell'impero e della guida dell'imperatore nel mondo. E ci sono anche delle spie interne che sembrano andare in direzione di un'interpretazione non solo penitenziale, ma anche politica dell'aquila. Questo perché, per esempio, nel raccontare il sogno, Dante introduce il mito di Ganimede per indicare la collocazione geografica, appunto, dell'aquila che gli sembra appaia sul Monte Ida. E il Monte Ida è esattamente il luogo da cui, come viene chiarito nel sesto canto del Paradiso, ha avuto origine il viaggio provvidenziale di Enea, che, secondo Dante, Dio ha voluto perché Enea potesse fondare l'impero romano, che a sua volta avrebbe garantito l'ordine e la pace propizi all'incarnazione di Cristo. Che questa collocazione mitica e geografica sia fondamentale lo certifica il fatto che Dante insiste, non solo dicendo che appunto tramite la perifrasi di Ganimede l'aquila gli appare lì, ma riportando che Dante durante il suo sogno ipotizza che l'aquila sia dedita alla caccia soltanto in quel luogo, in quella regione. Il luogo quindi con il suo significato è consustanziale all'attività dell'aquila e dunque al suo significato.
Sappiamo che nelle Eneide il Monte Ida è un luogo sacro dove avvengono le rivelazioni e le rinascite, perché appunto è qui che Aenea viene rivelato il suo destino imperiale ed è dai boschi del Monte Ida che l'eroe deriva il legno con cui costruirà le navi che lo porteranno in Italia. Ancora più rivelatrici si rivelano una serie di corrispondenze lessicali appunto con il macrotesto dantesco. La descrizione dell'aquila sognata da Dante è veramente un mosaico di tasselli che rimandano alle epistole composte da Dante per la venuta di Enrico VII, alla monarchia, al sesto canto del Paradiso. Per esempio nella quinta epistola Dante parla dell'imperatore Enrico VII come di un'aquila che piomba dall'alto, violenta e improvvisa come la folgore, mentre nell'epistola successiva, la sesta, raffigura Enrico VII come un'aquila terribile e dorata che punirà i ribelli fiorentini. Particolarmente interessante è anche un altro raffronto proposto da John Scott con la prima ecloga indirizzata a Dante da Giovanni del Virgilio. In questo testo il maestro bolognese si riferisce a Enrico VII indicandolo come Iovis Armiger, termine usato per disegnare l'aquila nei versi virgiliani in cui viene raccontato proprio il ratto di Ganimede, e questo ci rende certi che Giovanni fosse sicuro, convinto, che Dante avrebbe capito questa triplice equazione per cui l'armigera di Giove è l'aquila e l'aquila è l'imperatore. Come ha scritto giustamente Giuseppe Ledda, che continuerò a citare purtroppo, non deve sorprendere che la simbologia dell'aquila sia tanto complessa e tanto stratificata, data l'importanza che ha questo canto, come dicevamo, nell'economia del poema intero. E anzi è perfettamente verosimile che ci sia un alto tasso di polisemia che permette a questo simbolo di assumere valenze al contempo penitenziali, cristologiche e politiche, nel quadro di un'opera che racconta la conversione del peccatore poeta, ma anche le sorti dell'umanità nella sua duplice ricerca della beatitudine terrena e di quella eterna. All'interno di questo sogno quindi si colloca il riferimento a un altro mito classico, quello di Ganimede, rielaborato da Dante grazie alla contaminazione della versione virgiliana e di quella staziana su un impianto ovidiano, quindi c'è un lavoro estremamente complesso sulle fonti. Al di là delle singole riprese intertestuali, in tutte le versioni del mito Ganimede è un giovane bellissimo fanciullo troiano di cui Giove si innamora. A quel punto il padre degli dei decide di trasformarsi in aquila per rapirlo e lo elegge al ruolo di coppiere degli dei, spodestando così Ebe, la precedente coppiera degli dei protetta di Giunone, e proprio per questo, secondo alcune versioni del mito, la dea è infuriata con la stirpe troiana e per questo contribuirà alla rovina di Troia. Le analogie tra il mito di Ganimede e gli eventi raccontati nel sogno di Dante sono chiarissime. Anche Dante viene rapito da un'aquila che lo porta su verso il cielo, ma ci sono anche degli elementi particolari, apparentemente laterali, nel mito. Perché appunto, come abbiamo già detto, Dante si sofferma sull'indicazione del luogo in cui avviene questo rapimento e su ciò che Ganimede lascia dietro di sé. Salto un pochino perché... No, vabbè, non voglio annoiare nessuno. Dunque, la favola di Ganimede con la sua ricezione medievale poteva assumere delle valenze politiche particolarmente interessanti in questo contesto. Per esempio, Arnobio e Agostino avevano citato il mito di Ganimede come esempio della turpitudine dei pagani e come caso di mito a cui non era in nessun modo possibile attribuire un significato allegorico. Ma i mitografi ne davano un'interpretazione storica. Per esempio Fulgenzio racconta, come faranno poi molti commentatori trecenteschi di questo canto della commedia, che Ganimede era stato un bottino di guerra. Giove sarebbe, nella versione storica del mito, il re di Creta, che aveva deciso di fare un sacrificio agli dèi, aveva visto un'aquila nel cielo e aveva deciso di interpretarla come una specie di vittoria e quindi l'aveva usata, l'aveva collocata sulle sue insegne di guerra. E quindi tutto questo mito sarebbe in realtà la trasfigurazione di un avvenimento storico, quello di un sovrano, Giove, che rapisce come prigioniero di guerra un giovane, rapendolo sotto le sue insegne, sembra che sia l'aquila che rapisce questo giovane, e lo trattiene presso di sé o per ragioni legate appunto alla guerra o perché se ne è innamorato. A sottolineare però il senso di rimpianto, la violenza con cui questo giovane ragazzo viene rapito, Dante non si concentra come fa Ovidio sulla prospettiva dell'aquila di Giove che va in alto, ma appunto mette a fuoco i compagni di Ganimede che Ganimede vede allontanarsi mentre viene portato in volo dall'aquila.
E dietro di questa indicazione possiamo vedere forse una rivendicazione dell'eccezionalità che contraddistingue l'esperienza di Dante personaggio, perché anche lui si trovava insieme ad alcuni compagni, già evocati prima, Sordello, Nino, eccetera, eccetera, e anche lui li lascia indietro per essere rapito solo dall'Aquila Lucia. E in entrambi i casi la compagnia che viene abbandonata viene sostituita da una nuova compagnia. Dante appunto lascia indietro le anime di Sordello, di Nino e di Corrado e comincia subito, proprio già quella notte, quel viaggio che lo porterà tra i beati, mentre Ganimede viene rapito, come si dice in questi versi, al sommo concistoro. Questo termine concistoro designerà anche nel 29° canto del Paradiso le gerarchie angeliche che Dante potrà finalmente contemplare nell'Empireo. Ma il termine può essere la spia anche di un'altra significativa connessione interna. Nel primo canto del Paradiso Dante paragona il proprio trasumanare, cioè la sua accresciuta capacità di sostenere e penetrare negli occhi di Beatrice che riflettono la luce divina, al mito, anch'esso ovidiano, di Glauco, che un'erba fe consorto in mar degli altri dei, quindi ha ammesso al concistoro degli dei. Quindi Ganimede e Glauco sono due mortali del mito classico che vengono innalzati, ammessi al consistoro divino. Se nel caso di Glauco il mito è un trasparente exemplum di una mistica deificatio, forse non è in debito pensare che anche la similitudine di Ganimede in questo nono canto del Purgatorio serva a prefigurare, ad adombrare il raptus mistico che permetterà a Dante di superare più avanti la sfera del fuoco che separa il mondo sublunare dalle sfere celesti, che appunto Dante supera proprio mentre rievoca il mito di Glauco. Il significato spirituale del mito si salda con quello politico proprio dopo il blocco dei canti ambientati nella Valletta dei Principi. Mi sembra che il tempo veramente voli. Dunque, in tutta questa prima parte del canto, il mito classico è il primo referente all'interno di paragoni, di perifrasi che non fanno altro che ritardare l'azione e la descrizione della scena purgatoriale e forniscono un contraltare tutto sommato cupo. Questo può servire anche, come è stato proposto, a mettere in evidenza i limiti, i fallimenti della vita non toccata dalla grazia, come appunto nel caso del mondo classico, e può servire anche a far emergere una sensazione di preoccupazione, di spavento che Dante personaggio prova davanti a questa nuova importante tappa del suo viaggio. La connotazione emotiva, colorata appunto di paura, di inquietudine, è particolarmente evidente nel trattamento a cui Dante sottopone il materiale che deriva dall'Achilleide, che appunto risulta trasformato ed esasperato nella similitudine che chiama in causa Achille. Stazio riportava semplicemente che l'eroe greco si sveglia ed è un po' disorientato perché si trova in un posto diverso. Ma Dante non si limita a condensare il racconto, che in Stazio è più lungo, e appunto lo esagera e lo colora già di inquietudine, alludendo al fatto che Ulisse e Diomede riusciranno poi a vanificare il tentativo di salvataggio della madre Teti e ad arruolare comunque Achille per la guerra. Sappiamo che la figura di Ulisse è un alter ego negativo e pericoloso per Dante, che con la sua astuzia è capace appunto di rendere vano l'intervento di Teti, la madre di Achille, che diventa dunque solo temporaneamente salvifico, proprio perché pagano. Quindi, come il mito di Ganimede, che abbiamo appena descritto, anche quello di Achille è il racconto di un rapimento. Questa volta però operato dalla madre, molto dolcemente e con appunto intenti salvifici, anziché un rapimento operato con la violenza da un amante potente e libidinoso. Quello che conta è che questo intervento divino che viene trasfigurato nel sogno di Dante e il cui esito produce in Dante questo spaventato disorientamento, non è ancora a questa altezza del viaggio qualcosa che Dante riesce a capire, ad assimilare, ad accettare pienamente. Anche se Lucia lo sta aiutando, anche se è un intervento appunto salvifico, c'è una qualche resistenza nel pellegrino, un qualche senso di paura. E questo si nota anche nell'interdetto che l'angelo imporrà a Dante più avanti nel canto di non voltarsi indietro, perché questa tentazione del voltarsi, collegata ovviamente al mito di Orfeo, ritorna più volte nei passi del poema in cui Dante si sente più incerto, più spaventato, indegno dell'esperienza che gli viene concessa. Dunque, fino a qui, in questa prima parte del canto, c'è un complicatissimo vai e vieni temporale tra notti e albe,
miti classici di vario tipo. E adesso una nuova alterazione cronologica ci permette di ritornare, dopo che Dante si è svegliato, di nuovo indietro nel tempo. Perché Virgilio prima gli chiarisce il presente, gli dice sei giunto al purgatorio, Dante si rende conto che il sole è alto da 2 ore, e poi riscrive il passato illuminando retrospettivamente quello che è successo interpretando il sogno di Dante. Virgilio rassicura Dante con un linguaggio fermo, preciso, quasi sbrigativo, interrotto solo dall'affermazione solenne con la sua prosodia molto distesa, se è nel purgatorio giunto, e nelle 4 terzine successive spiega il rapporto strettissimo tra quello che Dante ha visto in sogno e quello che è realmente accaduto, con una tecnica narrativa che Raimondi ha qualificato come duplice narrazione dello stesso evento da 2 punti di vista diversi, capace quindi di lasciare aperto un margine alle associazioni laterali e alle rifrazioni secondarie senza che gli oggetti si annullino in una medietà statica. Quello che Virgilio spiega è che poco prima dell'alba, mentre Dante dormiva adagiato sui fiori della Valletta, è apparsa Lucia, che proprio come Teti ha preso il dormiente tra le sue braccia e lo ha trasportato altrove. Anche sul personaggio di Lucia si è discusso moltissimo, e anche in questo caso dare un'interpretazione univoca è molto difficile. E su Lucia si è discusso sia in relazione all'intero poema, perché questa non è l'unica apparizione della santa, sia appunto sul significato specifico di questo canto e sulla corrispondenza tra Lucia e l'Aquila. Dunque, Lucia appare 3 volte nella commedia, in una rete di sottili corrispondenze interne che si dispongono lungo una progressione. Alla prima apparizione è soltanto oggetto di racconto, noi non la vediamo sulla scena se non nelle parole di Beatrice riportate da Virgilio a Dante, quindi con una mediazione notevole. Poi in questo canto finalmente Lucia è soggetto di un'azione, ma di un'azione a cui Dante non assiste perché è addormentato, e solo alla fine del poema, quando il pellegrino contempla i beati della mistica rosa, finalmente potrà vedere Lucia in faccia, faccia a faccia. Lucia è tra l'altro l'ultima dei beati a essere nominata da Bernardo, quindi in una posizione assolutamente fondamentale, e Bernardo nel nominarla ricorda il momento iniziale del poema in cui appunto Lucia, spinta da Maria, è andata a dire a Beatrice di intervenire in soccorso di Dante. E i versi in cui Bernardo rievoca questo avvenimento hanno delle corrispondenze molto precise, perché dice che Lucia mosse Beatrice quando Dante chinava a rovinare le ciglia, facendo riferimento sia al suo rovinare in basso loco, che è narrato appunto nel primo canto dell'Inferno, sia forse al fatto che in questo canto Dante inchina sul prato per addormentarsi. E a sua volta questo 9° canto è connesso con i primi 2 canti dell'Inferno in virtù appunto dell'intervento salvifico delle 3 donne benedette che soccorrono Dante pien di sonno nel 1° canto dell'Inferno e addormentato qui nel 9° del Purgatorio. Dunque, se riflettiamo sull'apparizione di Lucia nel 2° canto dell'Inferno, Lucia viene nominata nella trafila delle 3 donne benedette che si sono mosse per soccorrere Dante. Prima Maria, poi Lucia e infine appunto Beatrice. E Lucia in questo brano è qualificata come nemica di ciascun crudele e Dante come il suo fedele. Lucia costituisce quindi una sorta di anello intermedio tra la Vergine Maria e Beatrice, il che è ragionevole perché la Vergine Maria ovviamente è la figura femminile per eccellenza all'interno della religione cristiana, e Beatrice è una sorta di santa personale del poeta, non è stata ancora canonizzata nelle agiografie ufficiali. Le 3 donne insieme sembrano costituire un corrispettivo femminile della Trinità, secondo un sistema di corrispondenze che i commentatori hanno cercato in vario modo di illuminare. La maggior parte dei commentatori, soprattutto quelli antichi, le interpretano come le 3 tipologie della grazia, quella preveniente, illuminante e cooperante. Ma perché proprio Lucia e non un'altra santa? Maria definisce Dante come un fedele di Lucia, e un'interpretazione diffusa fin dai primi commentatori voleva che Dante fosse particolarmente devoto alla santa perché Lucia era la patrona della vista. E come Dante ci racconta nel Convivio, a un certo punto aveva avuto una debilitante malattia agli occhi da cui poi era finalmente guarito.
Però in questo passo del convivio non si fa alcun riferimento all'intervento della santa né a una guarigione in qualche modo miracolosa, e alcuni studi recenti hanno anche rimesso in discussione l'idea che l'associazione tra Lucia e la vista, il recupero miracoloso della vista, fosse già diffusa all'epoca di Dante, secondo alcuni invece è successiva. Sicuramente gli occhi di Lucia rivestono un ruolo importante in questo nono canto del Purgatorio, in cui è su di questi che Virgilio si concentra perché sono gli occhi di Lucia a indicargli la porta. Ma questo dettaglio non sembra sufficiente ad accreditare il fatto che appunto questa tradizione agiografica sia fondamentale nella scelta di Lucia. Auerbach ci ha ricordato che ogni personaggio storico o mitologico che appare nel poema deve significare qualcosa che abbia un rapporto con quello che Dante sapeva dell'esistenza storica e terrena di quel personaggio. Quindi sempre pensare al valore storico prima di leggerlo allegoricamente. Negli ultimi anni Marco Sant'Agata ha suggerito che potrebbe esserci una ragione biografica per cui Dante sarebbe particolarmente devoto a Santa Lucia, perché la chiesa più vicina alla casa dove si crede che Beatrice abitasse con Simone dei Bardi sembra fosse proprio Santa Lucia dei Magnoli, dove Beatrice potrebbe essere stata addirittura sepolta, dove probabilmente andava a messa, quindi magari Dante si recava in questa chiesa proprio per vederla ed era lì che era diventato particolarmente familiare con la santa. In un suo studio sulle figure femminili, Giuseppe Ledda ha detto che studiando le agiografie medievali di Lucia non sembrano emergere appigli chiari per chiarire il ruolo della santa nella commedia. In realtà io credo che forse qualche piccolo dettaglio che può risuonare con alcuni elementi del nostro canto sia meritevole di un'ulteriore analisi. Dunque, Lucia è una delle sante più importanti di tutta la geografia medievale, ha una fama molto precoce e duratura e rientra tra le sette vergini menzionate nel canone romano di Gregorio Magno. È una santa siciliana della fine del III secolo, inizio del IV secolo, vissuta durante le persecuzioni di Diocleziano. Nel mito, Lucia fin da giovanissima fa voto di castità, anche se è stata promessa in sposa a un nobile siracusano, ma poi sua madre si ammala. E allora le due vanno in pellegrinaggio al sepolcro di Sant'Agata, la martire di Catania, e lì Lucia si addormenta. E Sant'Agata le appare in sogno e le dice: la grazia che tu chiedi a me la puoi fare tu da sola, sei tu che puoi restituire la salute a tua madre. La madre di Lucia guarisce miracolosamente e accetta che Lucia, appunto, conservi la sua castità, doni i suoi veri ai poveri e si metta al servizio degli infermi. Però il pretendente di Lucia, che era stato a questo punto respinto, non la prende molto bene e decide di denunciarla ai persecutori, di denunciare che lei è cristiana. Segue poi in tutte le agiografie medievali un racconto abbastanza canonico di un martirio femminile, che però assume degli elementi molto interessanti nel caso del nostro canto. Per esempio, nella leggenda aurea, Jacopo da Varrazze racconta che Lucia fu costretta a subire molte ripetute violenze sessuali in un postribolo e che durante tutte queste torture a cui fu sottoposta, la santa non aveva mai smesso di recitare brani biblici che certificavano la sua fede, non aveva mai smesso di denunciare i suoi persecutori e aveva profetizzato la caduta di Diocleziano e l'imminente pacificazione della cristianità. Secondo un elemento del racconto che viene spesso ripreso dall'iconografia medievale, a un certo punto Lucia viene addirittura perforata la gola con una lancia, ma lei continua miracolosamente a parlare. Come si vede, forse si può ipotizzare una doppia corrispondenza antifrastica con i miti del nono canto del Purgatorio. Lucia si rifiuta di farsi concubina, come Aurora, sopporta il martirio del postribolo senza che la sua virtù sia contaminata, e rispetto a Filomela, che era pagana ed era stata messa a tacere per lo stupro subito con una mutilazione, con il taglio della lingua, Lucia, nemica di ciascun crudele, non cessa di denunciare, di provocare i suoi carnefici, continua miracolosamente a parlare nonostante le violenze e nonostante una mutilazione che coinvolge la gola, la bocca, la lingua, insomma, siamo sempre lì. Sicuramente, se consideriamo il valore che ha per Dante l'interpretatio nominis nel culto di Beatrice, possiamo essere certi che, come che sia un elemento di primo piano nella scelta di Lucia, sia quello appunto etimologico. Beatrice è colei che dà la beatitudine, Lucia è colei che dà la luce. E in effetti nel Purgatorio, senza dover ipotizzare necessariamente una corrispondenza appunto con una delle tre forme della grazia, preveniente, illuminante, eccetera, eccetera, la cui dottrina peraltro era molto variegata e non dava vita a una classificazione univoca accettata da tutti,
Il ruolo di Lucia si lascia facilmente ricondurre a una sorta di mediazione sostitutiva rispetto al sole, soprattutto in questo canto. Nel corso del Purgatorio a Dante viene spiegato che durante la notte ogni azione che si svolge nel secondo regno, ogni progresso delle anime purganti deve essere sospeso, perché mancano i raggi del sole. E questo vale per tutte le anime, alla luce di quell'equilibrio tra misericordia e giustizia che si trova in Dio. Le tre donne benedette sembrano quindi artefici di un intervento gratuito che permette a Dante di saltare un pezzettino, di saltare una notte, di avvantaggiarsi. Lo soccorrono anche quando ce n'è più bisogno, anche quando il sole non basta, come nel caso del primo canto, quando appunto il conforto che Dante ricava dal vedere il sole non basta perché arrivano le tre fiere. E Guglielmo Barucci, studiando i sogni del Purgatorio, ha notato che la partecipazione di Dante ai riti e ai timori legati alla notte, condivisi con le anime purgatoriali, sono uno dei fattori che più di tutti crea un senso di legame, di comunità, appunto, tra Dante e le anime purganti. E i tre sogni sono una drammatizzazione del superamento di questo limite. Le anime purganti e Dante sperimentano appunto la paura, l'inquietudine dell'arrivo della notte che impone a tutti quanti di fermarsi in questo cammino purgatoriale, ma le tre donne benedette permettono a Dante di superare questo limite. Quanto alla corrispondenza tra Lucia e l'Aquila, appunto i critici sono divisi tra coloro che ritengono le due perfettamente sovrapponibili e quelli che notano alcune discrepanze. Per esempio la più evidente è il fatto che Lucia porta Dante alla porta del Purgatorio, mentre l'Aquila porta Dante molto più in alto, verso la sfera del fuoco. Oppure, secondo un'interpretazione che a me sembra più convincente, oltre il muro di fuoco che è necessario attraversare per entrare nell'Eden, perché il passaggio della sfera del fuoco non genera in Dante, nel primo canto del Paradiso, alcuna sensazione di bruciore, mentre l'attraversamento del muro di fuoco è l'unica occasione in cui il pellegrino sperimenta sulla sua carne una pena purgatoriale. L'Aquila e Lucia svolgono dunque due compiti simili, relativi però a due dimensioni diverse. Secondo John Scott, il poeta immagina di essere trasportato in alto dalla giustizia umana, rappresentata dall'Aquila, e dalla grazia rappresentata da Lucia. E per rappresentare appunto questa duplice forza motrice, inventa una narrazione che sviluppa due scene complementari. La prima è quella che si svolge in sogno e prefigura quello che accadrà al pellegrino condotto da Virgilio, araldo e simbolo dell'impero romano, attraverso il fuoco purgatoriale e fino al paradiso terrestre, il che simboleggia chiaramente l'umanità che, come dice Dante nella Monarchia, può essere condotta dall'autorità imperiale alla beatitudine terrena che è simboleggiata proprio dall'Eden. La seconda, invece, è quella che si svolge mentre Dante dorme e compie la prefigurazione raccontando quello che accade non più al pellegrino, ma al penitente, che viene avviato da Lucia, mediatrice della grazia divina, alla beatitudine celeste che gli si aprirà finalmente nel regno dei beati. Giustizia e grazia sono dunque le due ipostasi che prendono forma nell'Aquila e in Lucia, due simboli complementari che manifestano appunto la complementarietà tra il compito dell'impero e quello della Chiesa nel guidare gli uomini e soccorrerli grazie appunto ai due valori complementari della giustizia e della grazia. Dante viene rassicurato da questo racconto di Virgilio, dalle sue parole di conforto, abbandona finalmente la sua paura e segue Virgilio che ha cominciato a salire in direzione della balza purgatoriale. A questo punto, a metà esatta del canto, c'è una terzina di appello al lettore in cui il poeta rivendica che la sua arte si sta innalzando perché si sta innalzando la materia cantata. Si discute molto se questo appello al lettore faccia riferimento all'innalzamento precedente, cioè ai miti che vengono dispiegati nella prima parte del canto, o a quello successivo, cioè al forte valore simbolico della seconda parte. Come ha mostrato Ezio Raimondi, le due parti del canto delimitate da questo appello al lettore sono in effetti abbastanza diverse. La prima appunto incatena una serie di miti classici, di riferimenti alle più grandi autoritates del canone latino, con una grande insistenza sulla dimensione aerea e celeste del mondo, nelle numerose indicazioni delle albe e delle notti, nei riferimenti a personaggi e animali che volano, mentre la seconda parte recupera un linguaggio più essenziale e sviluppa un simbolismo liturgico che si accorderebbe tutto sommato male con questa rutilante mitografia della prima parte. E quindi questo appello al lettore si colloca un po' a metà, di nuovo, come un passaggio. Dunque, se in questa prima parte del canto il tempo del racconto era lungo, lo spazio ampio e vertiginoso e l'azione di Dante era tutto sommato bloccata, la sua iniziativa impedita,
o al massimo rivolta verso l'interno, verso la mente che dorme, la seconda parte recupera l'unità di tempo e spazio e restituisce al protagonista un'iniziativa individuale. Qui si svolgono degli eventi semplici, chiari, descritti con molta precisione e tutti quanti però da interpretare evidentemente in modo allegorico in una maniera che non cessa di far discutere. Dunque, cominciamo dall'angelo che appare a Dante e Virgilio, guardiano della porta. Nel Purgatorio ne compaiono 10 di angeli e il numero difficilmente è casuale. Il primo è l'angelo nocchiero con le ali candide che trasporta le anime alle pendici della montagna, ci sono poi i due angeli vestiti di verde con le spade infuocate prive della punta che partecipano alla rappresentazione rituale in cui nella Valletta dei Principi viene messo in fuga il serpente. Questo nostro angelo è il quarto, ha una veste cinerea, insomma un colore tra il bianco e il grigio e siede sulla porta. E poi ci sono 7 angeli, uno per ciascuna cornice, che cancellano le 7 P dalla fronte di Dante. Questo angelo portinaio quindi ha un ruolo abbastanza simile a quello di altri custodi di altre porte, come la Gorgone che protegge la soglia di Dite, ma è coinvolto in un rito molto complesso, molto importante nell'economia del poema, che sembra alludere ad altro. Il suo comportamento ieratico contrasta con la sua veste appunto umile. Anna Pegoretti addirittura l'ha ricondotta a un saio francescano, nella convinzione condivisa da molti commentatori, soprattutto i più antichi, che quest'angelo rappresenti il prete che ascolta la confessione del penitente. Quindi il ministro della Chiesa che con le sue chiavi giudica i peccati del penitente ed eventualmente glieli perdona. Sicuramente l'angelo ricorda anche nel racconto della Genesi il cherubino che Dio mette all'entrata del paradiso terrestre e che viene armato con una spada fiammeggiante. C'è però un'altra ipotesi che mi piace ricordare, avanzata da Peter Armor. Secondo questa interpretazione l'angelo sarebbe una rappresentazione della figura, del ruolo e del papa ideali. L'angelo portinaio ha una sola spada, e questa potrebbe essere una confutazione della posizione di Bonifacio VIII, secondo la quale il pontefice poteva tenere le due spade del potere temporale e del potere spirituale. La sua veste cinerea è senz'altro simbolo di umiltà e potrebbe essere anche un'allusione, per contrasto, alla simbologia adottata da Papa Caetani, che invece amava vestire il manto rosso che da sempre era simbolo del potere imperiale. C'è uno studio recente molto bello di Agostino Paravicini Bagliani che approfondisce le immagini e i simboli elaborati dal papato tra 2 e 300 e rimarca l'assoluta eccezionalità dell'operazione di propaganda di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII è il primo a mettere le due chiavi di San Pietro sul proprio stemma, rivendicando così che il pontefice è Pietro, è direttamente Pietro, è una sorta di reincarnazione di Pietro e quindi ha un rapporto diretto e immediato con Cristo. E Bonifacio VIII dà anche molta importanza alla coppia dei santi Pietro e Paolo, che vengono scolpiti sul suo sepolcro funebre accanto alla Madonna e al Bambino. E in questo modo il pontefice si presenta come una figura capace di riunire in sé la spada di Paolo e le chiavi di Pietro, proprio come quest'angelo in questo canto. Questo aveva portato Peter Armor e dopo di lui John Scott a concludere che la descrizione dell'angelo guardiano potrebbe essere un'implicita polemica contro la secolarizzazione della Chiesa portata avanti da Bonifacio VIII proprio durante la Settimana Santa del Giubileo, ossia proprio nel momento in cui si svolge il viaggio di Dante. Dopo la grande critica agli indegni governanti che viene sviluppata nei canti della Valletta dei Principi, questo canto potrebbe quindi portare avanti una critica molto nascosta, ma altrettanto violenta, alle indegne gerarchie ecclesiastiche che non ricordano l'insegnamento misericordioso di San Pietro e che hanno lasciato la veste umile, il saio francescano, per il manto imperiale e che rivendicano ricchezze e poteri secolari. Del resto la rovina di una delle due istituzioni, la Chiesa e l'Impero, va di pari passo con l'altra e solo il duplice intervento dell'Aquila di Lucia nella rappresentazione del canto, quindi della giustizia e della grazia, può soccorrere l'umanità e avviarla verso il cammino di redenzione. La scena che si svolge con la mediazione dell'angelo è una scena che ha indubbiamente dei connotati rituali molto forti e tutti gli elementi, come dicevo, sono stati oggetto di molte interpretazioni divergenti. Su tutti forse i 3 gradini che i commentatori trecenteschi si sono affannati a interpretare alla luce della simbologia dei colori e dei diversi materiali che Dante attribuisce a ciascuno dei 3 gradini. La Vulgata vorrebbe che qui fosse rappresentato il sacramento della confessione,
E quindi i tre gradini rappresenterebbero, secondo la maggior parte dei commentatori, i tre atti della confessione, quindi la contrizione, la confessione orale e la soddisfazione tramite le opere. Le due chiavi a questo punto linearmente rappresentano il potere sacerdotale di giudicare e assolvere i peccati, le sette P, i vizi capitali elencati nella catechesi classica, e la soglia di diamante, la fermezza del confessore. Ci sono però delle difficoltà maggiori, a mio giudizio, che riguardano prima di tutto i tre gradini, che solo molto a fatica si lasciano ricondurre nella loro descrizione alle tre fasi della contrizio cordis, confessio oris e satisfactio operis che menzionano i commentatori, sia che le manteniamo in quest'ordine, sia che invertiamo i primi due. Interessante e degna forse di ulteriori approfondimenti l'ipotesi di uno studioso Forcellini che mette i tre gradini in relazione con il prologo dell'Itinerarium di Bonaventura, in cui si parla dei requisiti necessari per cominciare il progresso spirituale verso Dio e sono nominati proprio i tre elementi simbolici usati da Dante: lo specchio, che come in questo canto viene definito proprio terzo e pulito, la croce e il sangue. Come suggeriscono sempre Peter Armour e John Scott, in quest'ottica i gradini potrebbero quindi assumere una valenza piuttosto morale che sacramentale. È solo una suggestione, però ecco, anch'io ho cercato di apportare una qualche piccola novità. Vorrei avanzare anche l'ipotesi che i tre gradini possano in realtà raffigurare la storia dell'umanità, che comincia fatta a immagine e somiglianza di Dio, poi perde il suo candore e la sua innocenza e sperimenta un'oscura frattura che lo separa dal Creatore, vivendo per secoli nell'aspro, oscuro mondo post-lapsario, fino al sacrificio di Gesù Cristo, che è chiaramente all'uso della similitudine del sangue che zampilla, con cui Dante indica il porfido. E la soglia del diamante a questo punto potrebbe rappresentare, come ritiene per esempio l'ottimo commentatore, la riconciliazione che Cristo garantisce con la sua resurrezione. La seconda difficoltà a interpretare questo rito come una rappresentazione del sacramento della confessione e della penitenza è, a mio parere, molto importante. Dunque, innanzitutto, come è stato notato, non ci sono altri sacramenti rappresentati in maniera comparabile a questo nel corso di tutto il poema. E poi, soprattutto, l'elemento fondamentale della penitenza e della confessione in tutta la letteratura medievale è quello della voce, no? Del dire i propri peccati. Oltre al fatto che questo rito che noi dobbiamo immaginare che non solo Dante, ma tutte le anime purganti debbano affrontare, sarebbe superfluo nel caso di anime che si sono già pentite, che per questo sono già arrivate in purgatorio. La confessione sembra in effetti collocarsi nei canti edenici, dove Dante rincontra Beatrice e dove effettivamente compaiono tutti gli elementi che la dottrina teologica medievale assegnava a questo importante sacramento, quindi il ripercorrere i propri peccati, il piangere, l'arrossire, eccetera, eccetera. L'elemento forse che ha spinto di più a corroborare questa interpretazione confessionale del canto è il fatto che Dante si batta il petto tre volte. Dunque, questo è un momento rituale diffuso nella liturgia, tuttora lo si fa in chiesa durante il confitior, quando il penitente dice mea culpa, e quindi i commentatori antichi l'hanno ulteriormente arricchito di significato collegando le tre occorrenze del mea culpa alle tre occorrenze del battersi il petto ai tre modi in cui si può peccare, con parole, opere e omissioni. Però appunto Dante in questo canto non si confessa, non descrive i suoi peccati e semplicemente si getta umilmente in ginocchio chiedendo misericordia all'angelo, e anzi alcuni commentatori propongono di togliere la congiunzione e di interpretare il verso come semplicemente misericordia chiesi che m'aprisse, quindi chiesi per favore, chiesi che per pietà mi aprisse, senza nessun accenno alla misericordia. Anche in questo caso vorrei avanzare molto sommessamente una piccolissima suggestione. Nello specchio di vera penitenza di Jacopo Passavanti, scritto dopo la commedia, però sicuramente significativo nel rappresentare la cultura penitenziale dell'epoca, Passavanti ammette che i peccati veniali si possono rimettere anche senza confessione ed elenca vari modi per ottenere il peccato appunto anche senza confessione, tra cui c'è tundo, mi batto il petto. La dottrina penitenziale diffusa in questo momento all'inizio del 300 prevede dunque che ci sia un atto penitenziale meno impegnativo rispetto alla confessione per la remissione dei peccati veniali. E forse qui Dante potrebbe
star facendo proprio questo, liberandosi dei peccati veniali prima di varcare la porta ed entrare nel regno della purgazione, dove si libererà dei sette peccati capitali rappresentati dalle sette P. Come che sia, il rito non è ancora concluso. L'angelo appunto gli imprime le sette P nella testa e poi estrae da sotto la veste le due chiavi, una d'oro e una d'argento, e apre la porta. Questa abitudine è interessante, è stata ricollegata ad alcuni congegni che conosciamo, diffusi soprattutto nelle cancellerie, che si aprivano con due chiavi, ma indubbiamente alludono alle due chiavi di Pietro, come dice lo stesso angelo, che servono appunto da un lato a giudicare e dall'altro ad assolvere eventualmente i peccati. Salto un pochino perché sto veramente facendo tardissimo. Una volta aperta la porta, l'angelo raccomanda a Dante di non voltarsi, perché torna indietro chi torna fuori, viene cacciato chi si guarda indietro. I commentatori, come dicevo, hanno riconosciuto concordemente che qui si cela un doppio rimando al mito, all'episodio biblico di Lot e al mito di Orfeo, ed è ovvio che all'interno di un significato penitenziale e morale l'interdetto abbia ragione d'essere, perché il peccatore che ha intrapreso la strada della conversione non deve ricadere nel peccato se non vuole vanificare tutto il cammino che ha fatto. Il passaggio della porta si configura quindi come una vera e propria soglia che chiude fuori il peccato, che nella seconda cantica rimane vivo solo nella memoria, ed è sicura reminiscenza di un passo del Vangelo di Giovanni in cui Cristo dichiara di essere la porta e che dunque chi entra attraverso questa porta sarà salvato. In virtù di questa forte carica demarcativa della porta, Battistini ha interpretato l'intero canto alla luce della descrizione dei riti di passaggio che ha dato un grande antropologo come Van Gennep. Ogni rito infatti prevede una fase preliminare in cui ci si separa dal gruppo in cui si era precedentemente inseriti, una fase liminare in cui si varca una soglia e una fase post-liminare in cui ci si aggrega a un nuovo gruppo. Nel canto Dante appunto si addormenta con Sordello nei Novi Sconti di Corrado Malaspina, si sveglia solo con Virgilio, compie questo complesso rito di passaggio insieme all'angelo con la sua liturgia e varca la porta per essere accolto dalle anime purganti che festeggiano il suo arrivo con il Te Deum. Siamo arrivati alla fine del canto, l'ultima similitudine è quella in cui Dante paragona il rumore, il rombo, il boato che fa la porta quando gira sui suoi cardini al rumore che fece la porta chiamata Tarpea quando Metello, nei versi Dante, abbandonò la sua difesa permettendo a Cesare di spogliare il tesoro dell'erario romano custodito appunto dietro la porta. Nella similitudine Dante allude al terzo libro della Farsalia e al momento in cui, dando ovviamente una connotazione molto negativa all'episodio, Lucano racconta che Cesare si è impadronito indebitamente del tesoro di Roma custodito dalla porta. Agli occhi di Dante questo evento non può che assumere un carattere tutto sommato positivo alla luce del ruolo provvidenziale che riconosce alla fondazione dell'impero da parte di Cesare. Quindi, come Cesare, anche Dante viene ammesso a un luogo che normalmente è vietato agli esseri viventi. Come Cesare, anche lui varca la porta per impadronirsi di un tesoro, ma in questo caso è il tesoro della salvezza eterna, che gli permetterà di avanzare nella sua provvidenziale missione poetica. Il rumore della porta, che dà origine alla similitudine, è un annuncio pubblico. La porta Tarpea doveva fare questo rumore perché tutti sapessero che era stata aperta contro le regole. E la porta purgatoriale invece fa rumore perché tutte le anime purganti devono sapere che la porta è stata aperta per poter festeggiare l'arrivo del nuovo penitente con il Te Deum, un inno di lode e di ringraziamento attribuito ad Agostino. L'ultima similitudine del canto paragona questa sovrapposizione tra il suono roboante della porta e invece il dolce canto delle anime che cantano il Te Deum alla polifonia, alle due voci della polifonia, che si intrecciano a tal punto da rendere incomprensibili le parole. Con questa percezione mista, da un lato il tuono che condensa tutti gli elementi minacciosi che abbiamo visto in questo canto, e dall'altro invece la dolcezza, la speranza, il ringraziamento, la lode che inaugurano il cammino penitenziale appena intrapreso, si chiude il canto. E mi scuso se mi sono dilungata e vi ho annoiato. Avete visto, non avevo esagerato,
nel presentarvi insomma la bravura di Gaia Tomazzoli, che ci ha fatto una lettura davvero di incredibile densità, ricchezza, precisione e chiarezza di questo canto così fondamentale. Quindi la ringrazio tantissimo a nome del Comitato Scientifico della Società Dantesca, del Presidente Professor Marcello Cicuto, e insomma avete avuto il piacere di assistere all'esordio di Gaia qui alla Società Dantesca, e nei prossimi decenni sono sicuro che saranno tante le occasioni in cui dare il suo contributo, perché si avvia a diventare una figura di riferimento negli studi danteschi italiani e internazionali. A questo punto vi ricordo soltanto che è saltato, ecco, se qualcuno è arrivato dopo, purtroppo non abbiamo la lettura dell'ottavo canto, ma chiudiamo questo breve ciclo primaverile con la conferenza che esula dalla lettura Dantis, che in questa occasione sarà tenuta giovedì prossimo, quindi il 30, da Cristina Landa, che è un'altra studiosa giovane ma bravissima, sentirete, già molto autorevole ed esperta, e una studiosa russa che ha studiato in particolare la presenza Dante nella cultura, nella poesia russa, le traduzioni di Dante in russo, e insegna da alcuni anni all'Università di Bologna, nella sede di Forlì, dove si occupa di traduttologia, di letteratura russa, di filologia slava. Anche quindi un'altra giovane che collabora con noi, anche con Gaia e con altri colleghi, e quindi sarà un piacere vedervi ancora giovedì prossimo per questo nuovo incontro. Grazie e buona serata.